Il commissario tecnico della nazionale italiana di pallanuoto Alessandro Campagna a Pescara, alle Naiadi, per studiare gli impianti che dovrebbero accompagnare la nazionale verso le Olimpiadi di Rio 2016. Allora, Alessandro Campagna, Pescara per te è un buon ricordo sempre? Beh, qua ci ho vissuto praticamente gran parte dell'adolescenza e della mia gioventù, insomma, quindi questo è un impianto storico per la pallanuoto. E quindi ho avuto la fortuna di giocarci contro una grandissima squadra che ha fatto la storia della pallanuoto italiana negli anni 80 e 90. E sì, siamo qui per studiare un po' la situazione logistica per un eventuale collegiale preolimpico. Dico eventuale perché c'è ancora una qualificazione da ottenere ed è giusto essere scaramantici e andarci piano, però diciamo che bisogna appunto provvedere alla situazione alberghi piuttosto che fermare degli orari di allenamento, in quanto poi d'estate quasi tutte le piscine d'Italia sono in piena attività, per cui bisogna muoversi per tempo. Ecco, che fase sta vivendo la tua nazionale? Un profondo ringiovanimento, e dovrai lavorare tanto anche sull'aspetto psicologico dei ragazzi, immagino. Ma la squadra è in continua crescita, è comunque formata da 26 elementi di altissimo livello intercambiabili, quindi tutti i giocatori devono esprimersi al meglio e al massimo per cercare di migliorarsi durante ogni allenamento, ogni competizione. Quindi adesso prima c'è da affrontare il torneo di qualificazione olimpica, proprio lunedì 21 iniziamo la preparazione a Roma per poi andare a Madrid 3 giorni e poi trasferirci a Trieste, dove dal 3 al 10 di aprile cerchiamo di ottenere il passo olimpico. Dopodiché ci saranno ancora 2 partite di World League a fine aprile e primi di maggio, a Siracusa contro la Croazia, e poi fine maggio e primi di giugno inizia la preparazione olimpica, quindi fino al 20 di agosto, quindi per quasi 3 mesi staremo insieme. Lì c'è grande opportunità per crescere per ogni singolo giocatore, per formare una squadra più possibile simile alla squadra di 4 anni fa, che è quella che diede grandi soddisfazioni sia al Mondiale del 2011 che alle Olimpiadi di Londra. Alessandro Campagna, l'ultimissima, per dire che questa è una squadra, lo diciamo a beneficio di chi magari non lo sapesse ancora, è anche un po' pescarese, con un Francesco Di Fulvio in grande crescita e il tuo vice Amedeo Pomiglio che è sempre con te. Sì, rappresenta un po' tutta l'Italia, quindi mi fa piacere che anche Pescara venga rappresentata, così come non solo rappresentata la Liguria o la Campania, che sono le 2 regioni che danno una grandissima forza in termini numerici e di qualità a tutto il movimento pallanuotistico, però non possiamo non sottovalutare il Brescia attuale, il Pescara di tanti anni fa, il Trieste adesso si sta affacciando. La Sicilia c'è sempre stata, l'Ortigia o Catania o Palermo hanno sempre numerose squadre. Noi dobbiamo tener conto di tutte le nostre società e cerchiamo di coinvolgere il più possibile dove andiamo anche i tecnici locali per tenerli sempre aggiornati e per motivarli sempre a produrre quei campioni che possono crescere ovunque e che un domani possono aspirare a vestire la calottina azzurra.